Quest'anno noi abbiamo lavorato in particolar modo al paragrafo su sport e minori e al paragrafo sulle dipendenze, in particolar modo sul pezzo sul gioco d'azzardo. E per quanto riguarda sport e minori, rileviamo purtroppo che molte delle raccomandazioni di fatto sono reiterate dall'anno scorso e dai rapporti precedenti, a conferma di quello che diciamo da un po', che manca un investimento strutturale da parte delle istituzioni a più livelli rispetto al tema. A complicare ulteriormente le cose c'è tutta la questione legata al decreto Balduzzi e quindi alla certificazione medico-sanitaria rispetto agli atleti e anche dei minori. Però abbiamo notato con interesse, insomma, una novità che potrebbe essere rappresentata dal punto di vista del quadro normativo dalla legge Fossati, dalla proposta di legge Fossati, che potrebbe andare in una direzione invece di facilitare lo sviluppo invece del diritto al gioco e del diritto allo sport come un fatto sociale per tutti, quindi questo come elemento di interesse. Rispetto al gioco d'azzardo abbiamo ovviamente dato seguito a quello che è il nostro lavoro sul tema e abbiamo individuato, come dire, a parte alcune raccomandazioni, nel modello del gioco d'azzardo liberalizzato, quindi, come dire, orientato alla produzione di profitto per alcuni a scapito delle fasce più deboli della popolazione, evidentemente l'obiettivo da attaccare. In generale oggi nella presentazione del rapporto si sono fatti due focus che ci riguardano molto: il focus sulle risorse e sulle politiche e il focus sulla povertà. E in merito alle risorse, evidentemente manca un quadro organico di politiche per l'infanzia, questo lo sappiamo, anche se il piano infanzia è una prospettiva su cui lavorare, ma quello che ci interessa rilevare è proprio la necessità di sviluppare politiche intersettoriali, quindi l'integrazione tra le diverse politiche. Noi con la proposta di Sport per Tutti, in realtà questo facciamo e speriamo che anche le istituzioni vadano in questa direzione. Dal punto di vista del contrasto alla povertà, questo fatto evidentemente è un focus importante anche per noi, perché ha a che fare anche con tutto il tema della diseguaglianza, della diseguaglianza, insomma, nell'accesso ai servizi di salute, alle offerte sportive, alla possibilità di sviluppare appunto il proprio benessere sociale, fisico e relazionale, che è fortemente legato alla povertà, e alla povertà non soltanto in senso stretto, materiale, economico, ma anche alla povertà educativa, alla povertà di opportunità, di risorse per i minori. Questo ha anche a che fare con il tema del gioco d'azzardo che dicevamo prima, che va affrontato anche da questo punto di vista, insomma, strutturalmente rispetto al tema della povertà e delle diseguaglianze, e non soltanto a colpi di regolamento.